Bognoni che mi hanno invitata a questo importante convegno. Il mio contributo riguarderà appunto il simbolo tra iconografia e iconologia. Tutti sapete quanto sia importante il simbolo, no? Che rappresenta un'idea, un pensiero che fa e invita a riflettere. Di solito è messo in relazione alla propria esperienza personale, ma poi assume anche un valore infinito e universale. Il simbolo, appunto, in massoneria è un valore assoluto, però occorre penetrarne spesso il significato. Ci sono molte opere d'arte che sono un repertorio di simboli, di cui molto spesso l'uomo contemporaneo ha perso però il senso. E allora qui l'importanza dello studio del metodo iconologico piuttosto che quello solo iconografico. Dove sta la differenza? Lo spiego subito. L'iconografia è quella scienza che studia l'opera d'arte da un punto di vista, diciamo, più superficiale ed estetico, formale, mentre se vogliamo penetrare significati più riconditi, dobbiamo affidarci all'iconologia, è la scienza, diciamo, che studia certi significati celati nelle immagini. Lo stesso rapporto esiste ad esempio tra geografia e geologia. Mentre la geografia studia la parte superficiale di un dato fenomeno, la geologia ne studia le strutture più profonde. Questo fa sì che quando si studia un'opera d'arte, un simbolo, che poi vedremo, io ho scelto un simbolo che tutti conoscono, che è la melagrana, vedrete come posta in contesti diversi assume significati diversi, no? Allora ecco, lo studio iconologico è importante perché di un'opera d'arte è importante sì lo stile con cui è stata realizzata, ma è importante anche il significato che vuole trasmettere, quindi le relazioni tra i contenuti, tra la cultura, la filosofia, la religione, anche importantissima è anche il fruitore che riceve l'opera e anche l'intenzionalità dell'artista. Ho citato una frase di René Guénon, in Simboli della scienza sacra, dove lui ci dice che le verità più alte sono appunto comunicabili attraverso simboli. Questi simboli però che si manifesteranno agli occhi di coloro che sanno vedere. Quindi ci vuole una chiave di lettura per saper identificare certe simbologie. Appunto io sono partita da questo simbolo, la melagrana, che genericamente può rappresentare sia la molteplicità nell'uno, può rappresentare la fecondità, può rappresentare la segretezza, può rappresentare la purezza, l'effusione di sangue e vedremo perché tutti questi significati. Incominciamo con un'immagine come questa. Qui siamo alla Villa Livia a Roma, è un affresco di epoca romana, e qua troviamo anche dei codici miniati dove viene raffigurata la melagrana. Spesso la melagrana è un simbolo di morte e di rinascita. Non a caso la troviamo anche, vedete l'immagine là, delle melagrane secche sono state trovate nelle tombe egizie, proprio per dare un valore, diciamo, legato al culto e ai defunti. Lo stesso valore che anche il fratello, il vero muratore, Giosuè Carducci, scrive e dà alla poesia Pianto Antico che ricorda la morte del figlioletto Dante, che morì a soli 3 anni. Per lui rappresentò una perdita importante. Tutti voi, penso, conosciate l'incipit di questa poesia, che è l'albero in cui tendevi la parvoletta a mano, il verde melograno, e quindi fa un collegamento tra l'albero, la pianta, il frutto e la ciclicità, la rinascita della vita. Andiamo avanti e guardiamo come appunto anche uno storico letterato come Cesare Lippa, siamo nel 600, scrive un testo importantissimo per gli storici dell'arte che è Iconologia, l'iconologia, dove lui rappresenta personificazioni allegoriche attraverso immagini simboliche. Guardate, lassù è l'immagine dell'abbondanza che lui descriverà come una donna riccamente agghindata, di viso bello, con cornucopie, con melagrane. Questo simbolo, in questo caso di fertilità, lo ritroviamo anche nella cultura greca. Basta prendere, ad esempio, la statua di Era oppure la statua di Persefone. Persefone, come sapete, o anche Demetra, sono tutte divinità greche femminili legate alla fertilità. Fertilità, portatrici di fertilità sia per animali, persone oppure per racconti.
E non a caso vi ho voluto mostrare questa immagine per far vedere come molta anche della tradizione iconografica cristiana sia arrivata attraverso le immagini di culto pagano. Basta confrontare ad esempio anche questa immagine dove c'è Horus, Iside con il figlio Horus, che è molto simile a un'immagine che tutti conoscete di Maria con il figlio, appunto Gesù. Non a caso sapete che anche in ambito iniziatico è comune chiamare i massoni, diciamo, figli della vedova, no? Figli della vedova in riferimento proprio a Horus e a Gesù, che sono nati senza l'intervento del padre, quindi a significare metaforicamente che è possibile originare ognuno di noi questa rinascita, no? Unendo i due principi, non a caso il maschile e il femminile. Andiamo avanti, mi premeva farvi vedere anche questa immagine. In questo caso la melagrana è raffigurata sul mantello del sommo sacerdote re di Israele, re Salomone. Questo affresco è un particolare, qui c'è l'affresco, e si trova ad Arezzo. Se siete mai stati nella chiesa di San Francesco, c'è un ciclo straordinario con le storie della Vera Croce di Piero della Francesca. Lui rappresenta l'incontro tra il re Salomone e la regina di Saba. Tutti voi sapete della proverbialità, della saggezza del grande re Salomone, che è il terzo re di Israele, figlio di Davide. Sul manto del sommo sacerdote c'erano impresse le melagrane. Melagrane che sono in questo caso simbolo di una ricchezza sia morale, ricchezza esteriore, ma anche una ricchezza interiore e morale. E guardate, bellissimo anche il gesto della stretta di mano tra la regina, che lei si inchina al re Salomone senza però prostrarsi, diciamo, e c'è questo bellissimo rapporto tra i due. E ricordo ancora oggi che i rituali di iniziazione, infatti, si basano tutti sulla costruzione del famoso anche tempio, no, di Salomone. Tutti sapete anche il tempio di Salomone aveva le colonne con i capitelli, proprio la melagrana, come era impresso sul manto del sommo sacerdote, erano anche rappresentati sulle colonne del tempio. Qui la melagrana ha ancora un altro significato. Questa è una Madonna bellissima, si trova agli Uffizi, è di Botticelli, raffigura la Madonna in trono con Gesù. In questo caso il frutto, ve lo mostro più nel dettaglio, è tenuto sia dalla madre Maria che dal figlio. Qual è il significato? In questo caso il valore è legato alla molteplicità e all'uno, l'unità della Chiesa nella moltitudine dei fedeli. Ma è anche un valore legato a Maria, alla sua purezza impenetrabile, o al Cristo, se voi prendete i chicchi, come potete vedere, rappresentano quasi appunto l'effusione del sangue, il suo sacrificio, da come macchiano. Sarà capitato a tutti voi di vedere appunto sbucciare una melagrana. È interessante a questo punto capire il messaggio che ci manda anche Botticelli con questa opera. Non a caso lui aveva aderito al neoplaticismo, al neoplatonismo, scusatemi, cristiano di Marsilio Ficino, che guarda caso parlava di emanazione dall'uno al molteplice. E veniamo a questa opera. Qui è raffigurato di nuovo un personaggio con una melagrana in mano. Lui è Massimiliano d'Asburgo. È un imperatore. In questo caso la melagrana che valore ha? Il valore di molteplicità nell'unità, ma l'impero suo e i suoi sudditi al suo interno. Lo stesso, questo simbolo della melagrana con le mani intrecciate l'ha scelto la manifattura Arte della Ceramica. Conoscete la manifattura fondata da Galileo Chini insieme a Giunti, Montelatici e Vannuzzi nel 1896. Scelsero questa immagine per rappresentare il loro sodalizio artistico, no? Un legame tra soci. Non a caso questa manifattura ebbe origine proprio a Firenze quando la storica manifattura di Doccia nel 1896 del Marchese Ginori fu venduta proprio al milanese Ricciard, e questa fu vista come una perdita importante, tanto che questi artisti vollero portare avanti la loro missione in campo della ceramica. Veniamo a questa opera che io ritengo straordinaria. Non so se conoscete questo artista, si chiama Felice Casorati, è un artista, è un fratello affiliato alla massoneria, sarà maestro nel 1915.
e lui ci raffigura questo dipinto. Lui è molto vicino allo stile di Klimt, della secessione viennese, no? E, tra l'altro, Casarata aveva avuto modo di conoscere Klimt, le opere di Klimt, perché furono esposte alla Biennale del 1910. Che cosa ci colpisce in questo quadro? Sapete, il titolo è Il sogno. Il sogno, se voi guardate attentamente, siamo colpiti da questo decorativismo, no? Da questa ricchezza. Tra l'altro ci accorgiamo che questa fanciulla che si è addormentata stringe tra le mani una melagrana, non so se riuscite a vederla al centro. Questa fanciulla, siamo colpiti inizialmente da questo decorativismo, ma se guardiamo attentamente ci accorgiamo che lei è contornata da miriadi di fiori e frutti, il pergolato sopra, i papaveri, le margherite, frutti e fiori però che maturano e fioriscono fioriscono e maturano in tempi diversi. Quindi ci accorgiamo che non siamo in una dimensione reale e terrena, ma siamo in una dimensione altra, in una visione panteistica, una visione di immersione nella natura. Non a caso il sogno di Felice Casolati, del fratello Felice Casolati, è il sogno di utopico, diciamo, di una massoneria universale, di una fratellanza universale. Non a caso la melagrana che troviamo anche sulla colonna dell'ingresso del tempio, no? Massonico, sapete l'importanza che ha, raffigura che cosa? L'obbedienza e l'insieme, i singoli grani sono gli affiliati e i fratelli. Guardate come sono cementati, ricchi, sono legati da quel cemento speciale che è l'amicizia, la tolleranza, la stima e il rapporto tra gli altri, con gli altri. Tanto che la scorza invece esterna, così dura e impenetrabile, raffigura proprio la segretezza nei confronti del mondo profano e esterno. Ci avviamo alla conclusione e quindi arriviamo ai simboli che tutti conosciamo e che tutti abbiamo avuto modo di vedere, perlomeno entrando anche da profana qualche volta in un tempio. Nel tempio tutto è armonia, è ordine, proporzione e bellezza. Armonia la ritroviamo nelle forme architettoniche, la ritroviamo nei rituali, la ritroviamo nei toccamenti e tutta una serie di simboli invitano il fratello a meditare, perché nel tempio uno deve riflettere sul primo principio socratico, che è quello di conosci te stesso, cerca di migliorarti. Nel tempio, troviamo tutta una serie di simboli che invitano il fratello a riflettere, dalla pietra grezza alla pietra levigata, che è il lavoro che deve avvenire sul fratello stesso. Troviamo la squadra, simbolo di rettitudine, e il compasso, simbolo d'apertura, il filapiomo che collega il cielo alla terra, oppure troviamo ad esempio due, il maglietto e lo scalpello. Uno, il maglietto, sapete, è simbolo, diciamo, di forza, di volontà, mentre lo scalpello è simbolo di conoscenza, quindi uno degli strumenti ha la parte attiva e uno la parte passiva. Una dualità che, guarda caso, ritroviamo dove nel tempio? Nelle due colonne, la ritroviamo nel pavimento a scacchi bianco e nero, una dualità che è sempre sotto gli occhi del fratello, ma che alla fine capirà che la vera conoscenza non è soffermarsi su questa dualità, che verrà comunque superata per tendere verso l'Oriente, guardando all'uno. E quindi questa dualità che, guarda caso, include anche maschile e femminile, sole e luna, che ancora ritroviamo nel tempio. Ho scelto anche quella frase del reverendo George Oliver, che dice: la massoneria è un sistema meraviglioso di moralità celato in allegorie e illustrato da simboli. Venga l'ultima immagine, le ultime due immagini, e vi voglio presentare questa immagine. Non so se vi è mai capitato di vederla, se venite a Firenze, andate in Palazzo Vecchio, considerate che è rappresentata almeno un centinaio di volte nel palazzo, raffigurata sopra soffitti, sulle pareti, nei pavimenti e negli affreschi, insomma la trovate da tutte le parti. Sapete che cos'è? È la tartaruga con la vela. È un motto che il duca Cosimo I fece come suo proprio. Il motto è Festina Lente. Sapete cosa vuol dire? È una frase latina coniata da Svetonio per l'imperatore Augusto. Vuol dire affrettati lentamente. Pensate voi, due termini, affrettati lentamente, sembra una contrapposizione se ci pensate bene, no? Questa dualità che in realtà
capirete come Cosimo I insegnerà che proprio in questa opposizione, apparente opposizione, c'è il messaggio di come governare in realtà e conquistare, in questo caso è raffigurata la presa di Siena, no? E si vede il duca Cosimo seduto nel suo studio mentre sta meditando la presa di quella città che di lì a poco avrebbe conquistato in soli 14 mesi, affiancato da varie virtù: il silenzio, perché che caratterizza, diciamo, la segretezza che deve avere ogni proposito, la forza, quella signora alla colonna, la prudenza con lo specchio alle spalle. Bisogna essere prudenti quando si medita, come in questo caso il Granduca nella sua camera sta meditando, vi ho detto, la presa di Siena. E dall'altro lato si vede la vigilanza con un lume acceso e la pazienza con il vaso che sta per traboccare. Allora, voi capite bene che c'è una virtù dell'azione, la forza, unita a quattro virtù di pensiero: la temperanza, la prudenza, la vigilanza e la pazienza, va bene? Queste virtù di pensiero, quindi capite che occorrono entrambe le cose. Lo stesso la tartaruga con la vela, cioè questo simbolo che ritroviamo anche agli angoli, che esprime attraverso un simbolo questi concetti, perché la tartaruga è quell'animale che vive ancorata a terra, procede con, come posso dire, con lentezza ma con convinzione, e arriva dritta all'obiettivo. Può ritirarsi in se stessa, quindi nella sua casa, per prendere il tempo per meditare e riflettere. Non a caso il duca Cosimo dice al figlio, scrive al figlio Francesco: chi non pensa le cose innanzi non le fa mai bene. Quindi le cose vanno prima meditate e poi agire prontamente. Il tempo che uno perde con una riflessione non sarà sprecato, ma sarà investito, perché poi un grande vento vivace porterà a gonfie vele, diciamo, la fine del progetto. Questo simbolo della tartaruga per la vela, per me l'ho scelto per rappresentarvi, appunto, io credo, la condizione della nostra situazione umana, no? Questa dualità di lentezza e velocità, che sembra una opposizione, come il maschile e il femminile, o che dir si voglia, in realtà scopriamo che questa dualità non è un'opposizione, ma è una complementarietà, e quindi queste due forze vanno tenute in un perfetto equilibrio, che si integrano a vicenda in una totale, credo, unità. Grazie.